Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a devosmart.it. Ragazzi, questa è la mia postazione per quanto riguarda le dirette di Twitch, quindi per quanto riguarda tutti i giorni che sono in live e di conseguenza volevo un po' mostrarvi, no, quello che è il mio nuovo setup, mostrarvi quello che è il mio microfono professionale appunto per stare in live, per stare in diretta con voi. E se tutto questo vi stuzzica, mi raccomando, in descrizione trovate anche il link di quel canale e sono live praticamente tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Detto questo, cari ragazzi, visto che il weekend l'ho passato praticamente a rispondervi su Instagram, non è vero, però insomma ho provato veramente a rispondere a tutti, ho notato che una delle vostre domande, visto che il Natale è alle porte, è: Guerz, quale smartphone compro? Quindi qual è magari il miglior smartphone intorno ai 200 euro, intorno ai 300, 400, 500, top di gamma? Insomma, nel video di oggi, ragazzi, in maniera molto rapida e veloce andiamo a fare un'analisi di quelli che sono secondo me i migliori smartphone da comprare adesso. Le offerte su Amazon, quindi vi lascerò come sempre tutti i link e vi ricordo anche di entrare nel nostro canale Telegram dedicato alle offerte, così almeno lì trovate veramente di tutto. Prima di iniziare, ragazzi, però vi ricordo di lasciare un like qua sotto, di condividere il video e ovviamente di iscrivervi al nostro canale YouTube. Prima di tutto, ragazzi, voglio parlarvi ovviamente dello sponsor di questo video, che anche per questo mese, quindi il mese di dicembre, ci sarà una doppia menzione per NordVPN. Ovviamente NordVPN, lo sapete, è uno dei nostri partner principali per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda l'essere connessi a una rete wifi pubblica ma essere tranquilli, che è una delle particolarità a cui tengo tantissimo. Capita spesso, no, di viaggiare in treno in questo periodo, di connettermi al wifi del Frecciarossa di Italo quando funziona e ovviamente di scegliere NordVPN per stare tranquillo, i miei dati sono al sicuro e in particolar modo posso navigare senza appunto avere così la preoccupazione di perdere i miei dati, visto che ovviamente essendo dati lavorativi sono molto molto importanti. Anche per questo mese avete lo sconto del 73% sul piano biennale, cosa non da poco, praticamente ve lo regala NordVPN questo piano, se andate in descrizione e ovviamente cliccate sul link dedicato EvoSmart. Lo sapete, anche nella home page di NordVPN c'è il nostro logo, quindi meglio di così non potete che cadere in piedi. Come sempre vi ricordo anche soddisfatti o rimborsati per 30 giorni, voi potete provare il servizio, potete magari guardare le vostre serie televisive all'estero, potete guardare i contenuti italiani quando siete all'estero connettendovi appunto a NordVPN, oppure, come spesso ci succede, scaricare aggiornamenti software per i nostri smartphone in anticipo rispetto all'Italia. Tutto questo grazie appunto a NordVPN. Troverete, ragazzi, tutti i link qua sotto nella descrizione del video e anche per questa volta grazie a NordVPN. E allora, ragazzi, come sempre cerco di rendervi il tutto più interattivo possibile, quindi vi porto all'interno del mio desktop perché, come vedete, ci sono degli smartphone molto interessanti in offerta. In questo periodo molto spesso mi chiedete: Guerz OnePlus Nord 2, Guerz OnePlus 8T, Guerz OnePlus 8 Pro, Guerz il 9 Pro, avete visto la riprova domenica sul canale YouTube, anzi sabato sul canale YouTube. Allora, sono effettivamente smartphone che vanno spessissimo in offerta e sono straconsigliati, perché OnePlus, lo sapete, velocità, stabilità e comunque alte performance in degli smartphone che secondo me vanno molto molto bene. Ad esempio, OnePlus Nord oggi, versione 828, non è il Nord 2, ragazzi, però magari non a tutti interessa l'ultimo modello, lo potete prendere a 279 euro nella variante 828. Anche il Nord CE, che a me era molto piaciuto, va in offerta a 335 euro, questo è un minimo storico, nella variante 12 256 GB. Per invece chi vuol, secondo me, un prodotto fantastico, e ve lo ripeto tutte le volte, OnePlus 8T, che scende al prezzo praticamente del Black Friday, forse anche 10 euro meno, va a 389,99 euro nella variante 128 GB. Guardate, questo è un telefono che display piatto, refresh rate a 120 Hz, avete la possibilità di avere una ricarica rapida a 65 Watt, cioè, ragazzi, è veramente completo di tutto e ve lo portate a casa a meno di 400 euro. Lo so, non è il 9 Pro, non è il 9, ma molte persone, vi ripeto, e nell'ultimo periodo me ne sto accorgendo sempre di più, non frega niente l'ultimo modello, vogliono risparmiare, vogliono comunque avere un prodotto supportato nel tempo, e questo secondo me è un prodotto che
va assolutamente da Dio. L'8 Pro invece lo consiglio ancora ad oggi. Perché ancora ad oggi? Perché secondo me può dar tanto a chi cerca un prodotto dal 12 256, quindi 12 di RAM, 256 GB di hard disk di memoria interna, anzi, a 633 euro. Quindi è un ex top di gamma che viene deprezzato. Vi ricordo che al day one costava intorno ai 919 euro, se non erro, forse qualcosina di più nella variante 256 GB. Infatti 1019 euro, c'è anche scritto, e vedete, va in sconto a 633 euro. Secondo me è un altro ottimo smartphone. E qui, signori, secondo me vi portate a casa un telefono che va da Dio. Va veramente da Dio nella variante 256 GB. Sto parlando di Oppo Find X3 Neo, che secondo me quest'anno, anche a discapito dell'X3 Pro, è il miglior Oppo che appunto l'azienda ha tirato fuori sul mercato. Dura tanto la batteria, ha tutte le funzioni che si può avere, dalla ricarica rapida al display con alto refresh rate, ha un'autonomia che vi ho detto è buona, da un design pazzesco, va da Dio, Snap 865, molti mi diranno, ma c'è l'888, non vi preoccupate, Snapdragon 865 5G, ragazzi, avete veramente la possibilità in offerta adesso di portarvelo a casa a 529 euro. Lo so, non sono pochi soldi, per carità di Dio, però ecco, qui vi portate a casa un prodotto che è assolutamente premium, senza togliere niente, no, all'X3 Pro, che è ancora appunto è più premium. Però ecco, questo secondo me è un telefono che va veramente da Dio e che, non lo so, anche su Twitch l'avete comprato in tanti, vi state trovando bene, cioè i vostri feedback esistono, non me li sto inventando, non me li invento video dopo video, ma siete voi che parlate nei commenti, eccetera eccetera. Questo secondo me è un prodotto top, assolutamente top. Signori, poi fatevi un girettino in casa Realme, perché in casa Realme secondo me ci sono offerte molto interessanti, a partire dal GT, a partire dal Master Edition, che cala di continuo a 275 euro, e secondo me è un prodotto che va assolutamente tenuto in forte considerazione. Ve l'avevo detto io, il Neo 2 compratelo al lancio prezzo Black Friday, perché poi aumenta, e spero che l'abbiate comprato. Comunque vedete, c'è qualche offerta, si trova intorno ai 449 euro, eccola qua l'offerta, 386 euro, questo qua. Quindi comunque io vi lascio questa pagina nella descrizione, così ve li trovate tutti. Tra Neo 2, GT Master Edition oppure il GT, ragazzi, più o meno siamo lì. Veramente Realme ha tirato fuori tre modelli che anch'io faccio fatica onestamente a trovare il migliore tra questi. E poi, ragazzi, come non nominare questa offerta che voi stessi avete inserito, lo vedete, è uno screenshot di Telegram del nostro canale dedicato a voi fan Samsung. Beh, la 52S 5G in promozione a Media World, 299 euro. Ecco, secondo me un altro prodotto veramente top. Non vi posso lasciare un'offerta Amazon, perché a questo prezzo dovete andare da Media World. Ecco perché vi ho messo insomma lo screenshot. Vi recate a Media World, lo chiedete, la 52S 5G, display ottimo, ottima fotocamera, ottima videocamera, un prodotto che va a migliorare la 52 5G, quindi comunque uno smartphone che a noi era piaciuto, la versione S, quindi con un processore ancora più performante. Ragazzi, Media World, 299. Altro smartphone in offerta lampo, sto parlando di Xiaomi 11T Pro 5G, ovviamente, che va in offerta, ragazzi, a 599 euro. Anche questo un prezzo che comunque non è un prezzone, perché l'abbiamo già visto alla stessa identica cifra, ma è secondo me un prodotto top. Autonomia 5000 mAh di batteria, un focus pazzesco di Xiaomi per quanto riguarda le funzioni, la fotocamera, della videocamera, seguiteli anche loro ovviamente, Mi.com e quant'altro, e anche qui hanno veramente ottime performance, dal display a 120 Hz, piatto, non è un display con i bordi curvi, lo Snapdragon 888, è un top a tutti gli effetti, è un top che costa meno di Xiaomi Mi 11 e costa ovviamente molto molto meno del Mi 11 Ultra, che però è un altro dispositivo. Questo è un altro smartphone che io vi consiglio, che mi è piaciuto. Se poi volete non prendere la versione Pro, ma la versione base, quindi Xiaomi 11T,
Anche quello è sicuramente un ottimo, ottimo telefono. Ma i protagonisti in questo video sarete anche voi, quindi mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti smartphone in offerta, quali sono secondo voi i prodotti da consigliare per Natale per quanto riguarda ovviamente i telefoni, quindi vi lascio aperto il box dei commenti. Anche per quest'oggi dal buon Guerz è tutto e ci vediamo ragazzi ovviamente domani o nei prossimi giorni per un nuovo video. Ciao a tutti!